Ingegnere ambientale, trasferitosi nel 2015 ad Ostia, Stefano Pezzola ha una grande passione per la scrittura che lo ha portato a pubblicare il romanzo intitolato Renoir astrofisico. La storia di questo volume. Sì, la storia di questo volume è la storia di un astrofisico geniale, sregolato, sempre con i capelli sconvolti, che a un certo punto si innamora di una restauratrice di opere d'arte antiche, di affreschi murari pittorici antichi. E chiaramente tutte le formule che sono nella testa traballano e immaginate già le risate che si possono fare immaginando questa testa razionale che a un certo punto viene come dire, sconvolto da questa passione che irrompe all'improvviso. E chiaramente Renoir è lo scienziato, questo astrofisico che guarda le stelle e si deve confrontare con questa bellezza, E è vabbè, a costretto rimodulare la a sua rivedere vita. i pensieri e nulla sarà più come prima, ovviamente. Ascolta, tu sei un ingegnere, quindi un po' lontano dal mondo, come dire, letterario. Com'è nata questa idea? Ma guardi, allora, dunque, io ho scritto un breve racconto già nel 2000 che parlava proprio di Renoir al supermercato, un personaggio che andava di corsa, un astrofisico che andava di corsa. Poi a un certo punto un giorno io parlo di olio di neem, perché leggo tanto, io mi occupo di tanti settori, non solo ingegneria. A un certo mio amico mi si alza e dice, in piedi, Conosci anche. dice, ma pure l'olio di neem conosci? Ma perché non scrivi un romanzo? Bravo. Ascolta, c'è un messaggio che vuoi dare con questo volume o un semplice esercizio? Ma c'è un messaggio forte. Questo è un volume che vuole dare leggerezza all'anima, positività, perché è un libro quindi per questi tempi. E grazie al cielo, diciamo che ho dei ritorni positivi in tal senso. Ogni tanto mi chiama qualcuno per dire: guarda, bellissimo, perché mi ha proprio fatto bene. E infatti l'ultimo capitolo, sono 12 capitoli, l'ultimo capitolo si chiama Ottimismo nel futuro. Il libro è stato già pubblicato ed è ovviamente reperibile sia nelle librerie che online da Ostia per Canale 10. Alberto Tabini.